sera a vedere il Coldplay, è tornato a Napoli e su Garcia ovviamente il fantasma dello scudetto e del vecchio allenatore. Pomeriggio, gentili ascoltatori e amici sportivi, bentrovati al consueto appuntamento con Forza Napoli, sempre Gianluca Gifuni in vostra compagnia, c'è Mario Palligiano in regia, vedo anche Emanuela Castelli in redazione che poi vi terrà compagnia nella seconda ora del nostro palinsesto sportivo, cioè dalle 13 alle 14 con Marte Sport Live, perché il latifondista Dario Sernataro ovviamente oggi ha pensato bene di pensare al latifondo, quindi tra oggi e domani non ci sarà. Eccezionalmente ci sarà Emanuela Castelli con Marte Sport Live. 0816363663 per i vostri interventi in diretta, 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. Cerchiamo di capire, oggi è 22 giugno, mancano 8 più 13, 21 giorni, 3 settimane all'inizio della nuova stagione, all'inizio del ritiro a Di Maro Folgarida, è periodo di vacanze per i calciatori, anche Garcia dopo i summit con De Laurentiis e il suo avvento a Napoli con la presentazione ufficiale e gli incontri con il club, si è dedicato a un periodo di vacanza. Ci sono da capire un po' di cose e noi cercheremo di capirle con il presidente degli allenatori italiani, Renzo Olivieri. Olivieri, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, presidente. Innanzitutto le chiedo, insomma, che effetto le fa rivedere Garcia dopo 7 anni di nuovo nel campionato italiano? Intanto vuol dire che arriva un allenatore che questo campionato lo conosce, perché sappiamo tutti che chi arriva nuovo ha un primo periodo di ambientamento che non è facile, perché adattarsi a un altro campionato è abbastanza complesso, per cui ha questo vantaggio qua, e quindi così da valutare, ecco, con speranza questo nuovo arriva. Senta, mi tolga una curiosità, tutti e due, Spalletti e Garcia, giocano con il 4-3-3, insomma De Laurentiis è stato chiaro, ho scelto Garcia nel novero di allenatori che ci dessero una continuità tattica, ma lei che è sempre molto attento, presidente Olivieri, agli aspetti tattici, insomma i 4-3-3 sono tutti uguali sempre? No, hanno tantissime variabili, tantissime diversità legate intanto alle caratteristiche dei giocatori che una squadra ha a disposizione, e poi legate anche a quella che è la visione dell'allenatore, l'interpretazione delle gare. Lei tra Spalletti e Garcia, se dovesse fare una differenza proprio legata al gioco, esclusivamente al gioco, all'aspetto tattico, offensivismo, difensivismo, cioè quali sono le differenze tra i due? Uno è più attento a un aspetto, l'altro ad un altro? Ma non lo so, perché Garcia l'abbiamo perso di vista questi ultimi 7 anni. Noi di Spalletti dobbiamo dire che c'è stata una completezza totale tra la fase di non possesso, la fase di possesso, come sviluppare l'azione offensiva. Il Napoli aveva tutte le armi, che voleva dire il contropiede lanciato, perché c'era la palla giocata su Osimhen, il contropiede manovrato attraverso pochi passaggi arrivare in cima, l'attacco di manovra, l'attacco frontale, l'attacco esterno. Era una squadra che aveva tante possibilità per arrivare a rete e sfruttava tutte queste possibilità con un lavoro fatto durante la settimana, durante la preparazione. Spalletti era questo, e anche dal punto di vista difensivo. Garcia trova un terreno fertile già coltivato, e quindi bisognerà vedere come lo porterà avanti, ma è parte da un bel vantaggio, ecco. Senta, presidente Olivieri, De Laurentiis qualche settimana fa ha detto una frase, insomma, che ha fatto discutere molto da queste parti, perché ha detto chiaramente: il Napoli lo può allenare chiunque. Ora, questo che significa dal suo punto di vista? Sminuire il ruolo, l'incidenza dell'allenatore? Ma non lo so, bisognerebbe chiedere a lui il significato, perché è abbastanza difficile da capire, perché Napoli lo può allenare chiunque. Napoli è una squadra che ha vinto lo scudetto, quindi ci vogliono, insomma, ci vuole esperienza, ci vuole personalità, ci vuole tutto, a meno che non volesse dire: il Napoli vince con qualsiasi allenatore, chi metti metti, è talmente la forza della società
nella scelta dei giocatori comunque si vince. Non credo che volesse dire questo, perché se volesse dire questo credo che sarebbe un errore. Comunque in generale, insomma, le piace, è contento, diciamo, in linea generale dell'avvento di Garcia sulla panchina del Napoli, scudettato? È una io contento, sarei stato più contento, ma dico per Napoli fosse rimasto Spalletti, no, perché era una continuità e questo avrebbe dato sicurezza. Essendo capitato questo, è stato scelto un allenatore di esperienze, di esperienza, che conosce anche abbastanza il calcio internazionale. Vedremo, ecco, no. C'è il punto interrogativo di un'annata difficile, perché c'è il ricordo dell'annata precedente, ma questo avrebbe avuto significato per qualsiasi allenatore che arrivava lì. Certo. Senta, Presidente Olivieri, delle prime sette in classifica solo il Napoli molto probabilmente cambierà l'allenatore, perché il Milan, l'Inter, la Roma, la Juventus, l'Atalanta restano con lo stesso tecnico. Questo secondo lei in linea generale cambia un po' le cose, cioè la continuità in panchina ti fa partire con un leggero vantaggio l'anno dopo, al di là dello scudetto e della vittoria del Napoli, della grande squadra che abbiamo visto l'anno scorso? Dipende dall'intelligenza di chi arriva. Voglio dire, uno che arriva a Napoli, guarda le partite del Napoli, credo che non ci sia nulla da cambiare, semmai da aggiungere, e l'allenatore che arriva credo che abbia potenzialità per poter aggiungere qualcosa a una squadra che ha fatto vedere di avere dentro di sé tanto, sul piano tattico, sul piano della manovra, sul piano della difesa. Una squadra che ci è voluto solo l'ultimo periodo a campionato ormai vinto, di un leggero calo che c'è stato, ma proprio perché il campionato era già vinto. Ma lei sul 4-3 vorrei restare e chiudere così con lei, Presidente, perché io ricordo la Roma di Garcia 2014, 15 e 16, mi pare ci fosse la punta centrale che era Totti o forse Zeco, e c'erano Gervinho e Lamela o Salà sui laterali, giocatori che puntano l'uomo e vanno sul fondo spesso e volentieri, mentre invece Kvaratskhelia, Politano sono esterni, ali che rientrano. Questo cambia qualcosa nell'impostazione di un modulo di questo genere tra un allenatore e un altro? Probabilmente sì, la Roma faceva specialmente sulla destra, faceva quello che noi definiamo attacco preventivo, quando il terzino più edificante partiva veniva lasciato, andava a scalare e rimaneva l'attaccante che era libero. Poi ci giocò contro dopo un po' di partite, cominciò a trovare le contromisure per cui il terzino da quella parte là usciva meno. Fu un po', insomma, neanche tanto una novità, però qualcosa che all'inizio sorprese, ecco. E il 4-3 si sente di dire adesso nel 2023 è il modulo migliore per coprire il campo o no? No, a me non mi garba, sicché non posso essere io a dirlo, però se lo giocano tutti probabilmente sì, però a me all'occhiata così mi garba meno. Le piace più la difesa a tre, insomma? No, parlo di attaccanti, mi guarda di più il doppio attaccante. Ecco, il 4-3-1-2, insomma, col trequartista. Però questo si va sui gusti personali, un allenatore deve sapere che se ha un solo attaccante centrale e due ali gioca con il 4-3-3 e deve conoscere il 4-3-3. Qui si sta parlando di gusti personali, come quando si vede un quadro. Ma il Napoli avrebbe però oltre a Osimhen anche Raspadori e Simeone, che sono due signori attaccanti, quindi potrebbe varare anche una cosa del genere volendo. E Spalletti qualche volta l'ha fatto, nelle situazioni di emergenza, cioè quando c'era da fare gol così per aumentare il peso offensivo, qualche volta ha dovuto anche la doppia punta. Presidente Olivieri, è sempre bello chiacchierare con lei di calcio, pulito, bello, interessante. Grazie. Ci si diverte.
Arrivederci, un saluto a tutti. Grazie al presidente degli allenatori italiani, Renzo Olivieri. Noi voliamo in pubblicità, tra poco torniamo con Forza Napoli sempre. Telefoni aperti allo 081-63-6363. Arriva Luca Marchetti, il più grande esperto di mercato da Sky Sport. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni per Forza Napoli sempre, con Mario Palligiani in regia e Emanuela Castelli in redazione. Un messaggio vocale WhatsApp, lo ascoltiamo, che dici Mario? Sei d'accordo? Sì, sì. Cosa? Parlavi di vestaglie, quando fa caldo bisogna vestirsi così, eccolo qua. Buongiorno. Va bene, sentiamo. Che bello poter riparlare senza essere ospite su un altro telefonino. Già sa quasi di cosa parlo, cioè, caro Gifuni. Volevo dire, ma io sento che gli strisciati in generale, Juve, Inter e Milan, stanno smantellando, stanno vendendo o si apprestano a vendere. E i giornali, i TG sportivi, le piattaforme mute, il Napoli invece viene attenzionato per la questione Giuntoli. È un problema di importanza della notizia, perché Giuntoli magari è più importante di Tonali che va in Inghilterra, o della Juve che forse vende Chiesa e Vlahovic, o dell'Inter che vende Brozovic e altri partenti che vanno via. Non lo so, Giuntoli è questa importanza? Grazie, aspetto, buona giornata. Aggiunto le a meno importanza dal punto di vista degli organi della, di stampa, della comunicazione, non ho capito neanche che significa quando dice che è bello essere ospiti senza stare su un altro telefonino. Gifuni, lei sa di cosa parlo? No, non so di cosa parlo, se me lo può spiegare mi fa una cortesia, in modo che magari lo comprendiamo anche noi. Gianluca Gifuni per Forza Napoli sempre, Emanuela Castelli in redazione, Mario Palligiano in regia, 081-63-6363 per intervenire in diretta, e Luca Marchetti, il più grande esperto di calciomercato al mondo da Sky Sport. Buon pomeriggio. Palla finita, Gianluca, per favore, questa storia. Buongiorno, caro Luca. Buongiorno. Allora, qui arrivano tante domande. Guarda, allora, la prima te la faccio perché è suggestiva, ma credo insomma che ci siano, che sia lontana dalla realtà. Però insomma, noi diamo spazio a tutti e anche alla curiosità di tutti. Gianluca, buongiorno. È vera la voce di un interessamento del Napoli per Chiesa? Sai che attacco atomico con Kvaratskhelia e Osimhen? Allora, suggestiva e suggestiva, credo che non ci siano, perlomeno io non ho elementi per poterti dire che è una cosa che sia stata mai pensata anche dal Napoli, perché i contorni economici di questa operazione sarebbero importanti. Io credo che il Napoli oggi sia orientato verso un altro tipo di mercato, come ha dimostrato l'ultima annata. Chiesa è un giocatore che adesso devi andare a prendere, se lo vuoi andare a prendere non spendi meno di 40-50 milioni di euro in cartellino, già guadagna una cifra importante, sicuramente superiore a quella di tutti gli altri giocatori del Napoli. Non mi sembrerebbe una mossa da Napoli, ecco. Poi tecnicamente ha ragione l'amico che ti ha mandato il messaggio, sarebbe un attacco atomico. Esplosivo, davvero. Esplosivo. Andrea al telefono, lo 081-63-6363. Andrea, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te Gianluca, un piacere parlare con voi e complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo fare una domanda di mercato, cerco di mettere un po' in difficoltà Luca. Speriamo di no. No, assolutamente. Assolutamente. Luca, ti volevo chiedere, mi scuso se vi do del tu, ma è solo per stare un po' più in amicizia, tra virgolette. Allora, volevo chiedere, tutti parlano di Gabri Viega. Per rinforzare anche il centrocampo del Napoli, l'ho visto, grande talento, classe 2002, e va bene così, diciamo, da sopperire a Dombélé nel caso ovviamente non venga comunque riscattato. Dombélé come interno di centrocampo, ok, però qua si deve trovare anche un sostituto tra virgolette di Lobotka, e io ho un nome che sicuramente tu conoscerai, che gioca sempre nel Celta Vigo, 169 centimetri, Fran Beltran, classe 99, e gioca titolare già da 7 stagioni in Liga. Non sono 7, saranno 6, non so se conosci e se puoi darmi qualche delucidazione in più. Io conosco benissimo perché seguo la Liga, ti ascolto per radio. Grazie caro Andrea. Lucas Beltran, Beh, il giocatore... No, Lucas Beltran gioca nel River Plate però...
Aspetta, vorrei cercare di diciamo così, ecco qua, Fran Beltran è invece il giocatore del José Fran Beltran, che è 24 anni, Celta Vigo, nato a Madrid, insomma è cresciuto nel Real Madrid, va bene. Cosa io ti dire? Devo dire la verità, parliamo di quello che sappiamo noi, chiaramente non abbiamo mai la presunzione di poter dire che tutto quello che sappiamo è tutto quello che succede al Napoli. Non abbiamo mai avuto, come dire, imbeccate o informazioni sulla possibilità che ci potesse essere questo obiettivo di mercato per il Napoli. Non discuto sulla competenza del nostro amico, io il giocatore non lo conosco bene come lo conosce lui, sicuramente però il scouting del Napoli sì, quindi se non hanno affrontato il colpo o non siamo stati bravi noi a capire dove poteva andare a parare il Napoli, ed è un'opzione che possiamo tenere assolutamente sul tavolino, oppure evidentemente c'è un'altra idea. Poi bisogna anche capire una cosa: oggi andare a andare a prendere un giocatore al posto di Lobotka per fare la riserva di Lobotka, insomma dipende anche quanto tipo di investimento ci vuoi fare, perché poi magari è uno che gioca 10 partite all'anno. Senti, per Don Belé invece, visto che lo chiedeva proprio Andrea, il Napoli è indeciso sulla decisione da prendere? Ma io credo che ci sia necessario anche fare un bel primo punto approfondito anche sul con l'allenatore, no? Per capire anche di che tipo di giocatori può avere bisogno. La rosa del Napoli è una rosa che ha dimostrato il proprio valore nell'arco di queste stagioni, non soltanto nell'ultima, no? E Garcia è uno di quei allenatori che i giocatori li conosce bene, però magari ha bisogno di due o tre elementi con delle caratteristiche diverse che possano accompagnarlo verso la sua idea di calcio. Questo non significa che non deve essere riscattato Don Belé, ma che magari una riflessione in più su lui può essere fatta. Io personalmente lo riscatterei subito, perché però c'è anche un discorso di prezzo, magari vuoi abbassare un po', cerchi di capire se ci può essere una formula diversa. C'è da tenere in considerazione anche la volontà del ragazzo, che può essere determinante nel buon esito di una trattativa. Ecco, io credo che per ora il Napoli non si sia concentrato su questo tipo di situazione, forse perché la ritiene anche una situazione abbastanza semplice da gestire, no? O sì o no, tanto alla fine, no? Vero, tra Zielinski e Lozano, sì. Qual è colui il quale potrebbe partire, diciamo così, con più facilità a questo punto? Io credo che dipenda anche dalle trattative per il rinnovo, Gianluca. Perché sono giocatori che o rinnovano o vanno via. Ricordiamo che tutti e due sono a scadenza giugno 2024. Quindi... Esatto. Quindi, sai, è vero anche che il calcio un po' è cambiato, per cui i giocatori possono rimanere anche nell'anno della scadenza di contratto, dipende sempre quello che vuoi fare. Però se abbiamo imparato a conoscere il Napoli in questi anni, è difficile che si possa prospettare questa soluzione, non impossibile ma difficile. Quindi secondo me questa è l'estate o del rinnovo o della vendita di questi due giocatori, quindi può essere pure che rimangano entrambi, come che vadano via tutti e due, credo sia un po' presto. Da quello che sappiamo noi sul discorso di Zielinski, il gradimento per il Napoli c'è certamente per continuare questa avventura. Poi devono tornare le cifre, chiaramente, per le aspettative che pone il giocatore e per le necessità economiche più che tecniche che ha il Napoli. Le ultime due domande sono una su Danzo del Lens, questo austriaco centrale. È lui il maggior indiziato per sostituire Kim al centro della difesa del Napoli? Per quanto ci riguarda, sì. È quello su cui il Napoli sta lavorando in maniera più approfondita. Certamente non sarà l'unico, perché le grandi squadre, come sai benissimo, non è che hanno soltanto una pallottola per poter centrare l'obiettivo, però è quello che in questo momento stuzzica di più il Napoli per caratteristiche fisiche, perché è un giocatore che ha una prestanza atletica non indifferente, è un po' meno veloce di Kim, ma è difficile trovare qualcuno veloce come Kim, figuriamoci più veloce di Kim, tra l'altro con quella struttura fisica, forse un po' più bravo nell'impostazione rispetto al coreano. Quindi è un profilo che è stato certamente selezionato dopo un'attenta osservazione, no? Con altri profili che sicuramente il Napoli ha tenuto sott'occhio.
Adesso vediamo, non è una trattativa conclusa, ecco, questo chiaramente. Certo, e invece più avanti per la mezzala sinistra al posto eventualmente di Zielinski, maggiore indiziato Kop Meiners, che è un vecchio pallino del Napoli che seguiva già 2 anni fa, è un vecchio pallino anche di Giuntoli, che però insomma in questo momento non sembra essere il direttore sportivo del Napoli e non sembra non operare per il Napoli, però insomma Kop Meiners. Ma sì e no, mi verrebbe da dirti. Oggi se vai a prendere Kop Meiners dall'Atalanta lo vai a pagare bene, giustamente, perché ha fatto già vedere in Italia quanto è importante. Quanto vale? Tra i 30 e i 40? Secondo me sì, conoscendo anche il prezziario dell'Atalanta, magari anche qualcosa in più come prima richiesta, ma per arrivare mai a una conclusione della situazione in quel modo lì. Non so se il Napoli oggi, ma per una questione filosofica, come dicevamo prima, di impostazione di lavoro, prende un giocatore da 40 milioni di euro a centrocampo, perché magari lo prende altrettanto bravo con però una spesa inferiore per cercare di fare come è successo per gli altri, no? Per quelli che hanno acquistato anche ultimamente. Ti parlo chiaramente dei due big, no? Che hanno creato grande valore per il Napoli con una spesa relativamente bassa, per Okim e Kvara. Però diciamo che secondo me oggi l'impostazione non solo del Napoli, il Napoli ha fatto veramente un miracolo da questo punto di vista, un grande lavoro, anzi, perché miracolo è qualcosa di inaspettato che viene dall'alto, invece questo è stato frutto di un lavoro, quello che vorrebbero fare tutte le squadre italiane, comprare a poco dei giocatori importanti, vincere e magari rivenderli. Scusami, in chiusura, Osimhen, De Laurentiis ha detto che c'è, diciamo, una parola su un accordo per 2 anni, rinnovo, quando gli è stato chiesto l'altro giorno in occasione della presentazione di Garcia della permanenza o meno. Lui ha detto sì, resta meno di un'offerta per il bene del Napoli, molto alta, che farebbe bene del Napoli. Qual è la situazione? È in atto questo rinnovo? Ci sarà un incontro prossimamente con i manager? Ci sarà un incontro con il suo procuratore per capire esattamente questo, perché al di là delle parole di De Laurentiis è importante trovare una definizione di un accordo, e la cosa più importante è definire un prezzo, non solo per l'eventuale uscita, ma anche per avere un parametro sul discorso dell'ingaggio, perché tu sai benissimo che c'è una correlazione comunque, no, fra il valore che tu dai a un giocatore e l'ingaggio che il giocatore percepisce. Te la faccio molto breve e molto cruda: se per te vale 150 milioni di euro non puoi darmi 3 milioni all'anno. È tutto chiaro, guarda, io posso dirti una cosa, Luca, veramente, ormai ci sentiamo da un po' di tempo. Tu non solo sei un grandissimo esperto di mercato, ma la tua chiarezza, il tuo equilibrio, la tua serenità nell'esposizione è qualcosa di eccezionale. Quindi, no, sei troppo veramente, gentile. Veramente, è qualcosa di eccezionale, e i nostri ascoltatori sono veramente contenti di sentirti. Quindi, questa grazie è la cosa per che essere conta. Con noi. Grazie. Grazie a te, grazie a te, buon lavoro. Gentile, Gianluca. Luca Marchetti da Sky Sport, grazie. Voliamo in pubblicità, c'è Gigi Soriani, ieri era il suo onomastico, oggi è un'altra festa? No, perché tu hai sentito ieri Elisa, hai detto, ma vuoi fare gli auguri a qualcun altro? A sordo mi ha risposto. Ma cose da pazzi, vedi un po', guarda, Elisa Davino che alle 18 è con il sottoscritto in Metti a Folle, in puntate, diciamo così, esilaranti, che nulla hanno a che vedere con lo sport e il calcio. Però, insomma, si parla anche di città e di cose interessanti, anzi stasera parleremo delle spiagge, tra le altre cose, delle spiagge di Napoli, del lungomare di Napoli, dove pare stiano per collocare dei bei solarium con i lettini, gli ombrelloni, le piattaforme. Caspita, una cosa meravigliosa. Vabbè, ne parleremo stasera tra le 18 e le 20. Pubblicità. Rieccoci in diretta. Forza Napoli sempre. Gianluca Gifuni insieme a voi. C'è Gigi Soriani adesso in regia, Emanuela Castelli in redazione e mister Paolo Specchia al telefono con noi. Mister, buon pomeriggio. Buon pomeriggio Gianluca, a te e a quelli che ci stanno ascoltando. Beh, ma attraverso messaggi in tanti si sono infervorati per Chiesa, perché questo amico scrive: buongiorno, via Lozano, dentro Chiesa e vinciamo la Champions. Certo, un tridente Chiesa Osimhen Kvaratskhelia non sarebbe male, Non c'è dubbio, però io forse sarebbe uno dei migliori d'Europa, se non il migliore.
Sicuramente, io però consiglio sempre prudenza, molta prudenza, di non andare troppo lontano con i soldi. Chiaramente il Chiesa non di quest'anno, perché se il Chiesa che conosciamo noi, il Chiesa ben allenato, il Chiesa che non ha problemi di natura fisica, che sia ginocchio o qualche altra situazione, insomma, chiaramente con questi si potrebbe veramente avere un profilo stesso. Ovviamente giochiamo, perché Luca Marchetti ci ha spiegato che al momento non è neanche un'idea del Napoli, anche perché Chiesa costa un botto, e quindi insomma, non dico 100 milioni, ma insomma giù di lì, è un giocatore tra i più cari che si sono in Italia. Allora, mister Specchia, lei conosce molto bene il Napoli di Spalletti, il 4-3-3 di Spalletti, non so se ricorda il 4-3-3 di Garcia, nota delle differenze? Ma mi ricordo che, ricordami, aiutami tu, c'era Gervinio e Lamela laterali, o Salà. E poi c'era la punta centrale che era Totti o Zeko. Esatto, questo era, dico la verità, Gervinio era un giocatore fortissimo in certe giornate, perché doveva avere una velocità straordinaria, però non aveva la qualità di Kvaratskhelia, né tantomeno io lo cambierei con Chiesa, o anche tenendo di Lozano il Politano attuale, assolutamente. Quindi credo che siamo più forti noi, però insomma quel tridente fece bene. La Roma, me lo ricordo, fece un ottimo campionato. Io volevo solo dire che non si possono fare similitudini se non si capisce con quale, direi, spirito si vengono a affrontare gli allenamenti. Cioè, l'aspetto emotivo di Garcia, quale sarà con la squadra, l'empatia con cui uno entra in contatto con i giocatori, quella è una cosa fondamentale. Uno può essere preparatissimo, bravissimo, ma se sei magari antipatico, magari hai un modo di insegnare che sul piano metodologico urta un po' la sensibilità di qualcuno, perché le cose, per quanto vanno dette in un certo modo, perché oggi i giocatori sono diventati molto, molto, anche loro, ombrosi, permalosi. Quindi io credo che Spalletti abbia dimostrato, al contrario di quanto si poteva credere, che in due anni di Napoli, al di là forse di una piccola eccezione fatta con Mertens, con cui non si era forse preso abbastanza, ma ha mostrato una capacità di gestione straordinaria. Ecco, auguriamoci che Garcia abbia la stessa, perché poi quello per me è un aspetto fondamentale. Ho fatto allenatore 40 anni, quando mi sono trovato col gruppo e subito si è creata una magia, un'empatia notevole, allora sono venuti anche dei risultati. Quando è mancata l'empatia, perché magari c'era nel gruppo, come magari poteva essere l'anno scorso capitato, con qualcuno con cui non mi sono preso sempre subito bene, c'è stata sempre un po' di freddezza, qualcosa che ha stonato, e stonare in quella sinfonia poi generale, che è quella che deve dare il gioco di squadra in campo la domenica, magari si è fatta qualche stecca. Ecco, questo al di là di come si lavori, l'aspetto direi emotivo ed empatico è fondamentale. Il nostro inviato a Castelvolturno, Pasquale Tine, dall'altro lato. Pasquale, buon pomeriggio. Ciao Gianluca, buon pomeriggio. C'è mister Paolo Specchia. Ciao Paolo, lato. Buon pomeriggio, ti ascoltavo. Ciao Pasquale, buon pomeriggio. Un breve collegamento con te, caro Pasquale. Ci sono novità di rilievo, insomma, De Laurentiis e Garcia si sono salutati, e poi si rivedranno prossimamente. Sì, vabbè, Gianluca, però noi poi spesso diamo tanta enfasi a questi incontri, però ci sono i telefoni. Eh beh, sì, esistono i telefoni, WhatsApp. Tutti i giorni. Si sentiranno tutti i giorni e faranno il punto della situazione tutti i giorni. Adesso credo che bisognerà capire un attimino la situazione Osimhen, quanto vale davvero Osimhen, che offerta deve arrivare per prendere in considerazione una cessione. Io credo che, se considerando insomma le ultime cifre del calcio inglese, cioè Tonali 80 milioni al Newcastle, io non credo insomma che il Napoli farà tanti sconti per il suo centravanti. Cioè 120 è il minimo, la base di partenza. Secondo me a 120 dice no. Ah, ecco. Ce ne vogliono 150, Pasquale? Secondo me sì. Ieri le Parisine ha scritto addirittura 180. 180. Mi sembra una cifra enorme. Tu lo venderesti a 180 milioni o a 150, Paolo Specchia, sì. Osimhen? No, sì, dico, tu, scusami, tu sì. Scusami, no, no, vabbè, tu sì, Pasquale, tu Paolo Specchia. Da allenatore del Napoli, dico, insomma. Ma no, diresti... è chiaro che un allenatore vorrebbe sempre tenere i migliori con sé, quindi va contro la logica delle società, che credo sia anche una logica giusta. Cioè, di fronte a cifre del genere, anche con grande dispiacere, bisogna fare il sacrificio, poi da fare. Poi allora, anche di questo. Vi faccio cinque nomi dove secondo me, diciamo così, il Napoli è migliorabile. Cioè, no, uno è Kim, perché andrà via comunque a prescindere. Vabbè, là non è migliorabile. Appunto, là non è migliorabile, sei costretto. Però vi faccio cinque. Meret, portiere.
Mario Rui esterno basso sinistra, poi Kim che andrà via, poi Zielinski mezza alla sinistra e Lozano alla destra. Allora dico la mia, posso dire? Sì, la mia. Sì, assolutamente. Dove tranne è migliorabile? Kim, tranne Kim che non è migliorabile, non c'è nessuno in questo momento. Io ho letto anche i profili che Napoli segue, sono assolutamente lontani, anni luce dal rendimento di Kim. Anni luce, oso dire questo, anni luce. Quindi speriamo che se ne trovi altri, perché quelli che ci sono stati proposti, che io conosco per la televisione, non sono paragonabili lontanamente al Kim meno brillante della stagione. Quindi, per gli altri, io credo che siano tutti Meret, Rui, Zielinski, Lozano. Abbiamo individuato i quattro giocatori dove il Napoli, diciamo, potrebbe migliorare, ecco. Ma c'è vedere con chi è, chiaramente, perché ho capito, sono certo le alternative, certo. Però secondo me non sono indispensabili. Se ne è detto di Anguissa, se ne è detto di Osimhen, se ne è detto di Lobotka o di Lorenzo, ho detto no, non sono migliorabili, ma quegli altri, quelli che hai citato, me sono tutti migliorabili. Ecco, sei d'accordo, Pasquale? Meret, Rui, Zielinski, Lozano? Sì, di sicuro. Noi abbiamo visto per esempio a sinistra Olivera, che ha giocato un po' la parte finale, no, della stagione. Onestamente non è stato il difensore che abbiamo visto nella prima parte della stagione, quindi è una riflessione secondo me molto corretta sulla fascia sinistra, ma pure sul portiere, anche se credo che Meretta almeno un altro anno resti. Cioè, se tu prendessi al posto, facendo degli esempi, ovviamente giochiamo, è migliorabile, sì, il paradosso sarebbe, l'estremismo sarebbe, se tu prendi Magnan al posto di Meret, Teo Hernandez al posto di Mario Rui, prendi Luis Alberto al posto di Zielinski e Chiesa al posto di Lozano, hai migliorato la squadra nettamente. Sì, no? Se giochi, sì, su Chiesa non lo so, qualche dubbio hanno fatto, sì, comunque sì, dai, sì, sì. Sì. Sì, dico, no, no, ovviamente sì. Nomi non, vabbè, no, nessuno, no, di questi accostati al no Napoli, nessuno però. di questi io ho una domanda per Paolo. Me la vai Pasquale. Paolo, tu hai parlato insomma di sostituti di Kim che non sono all'altezza minimamente. Ipotizzi l'anno prossimo che Napoli possa, se arriva uno di questi difensori, difendere diversamente, cioè magari un po' più basso? Ecco, hai detto una cosa saggia, perché chi ti garantisce con la copertura di 30 metri finale, con la velocità e con l'applicazione, soprattutto con l'assistia che ti dà Kim all'avversario senza mai distrarsi? E quindi se io mi abbasso, chiaramente rischio di me, anche perché Meret è stato molto protetto da questa difesa ermetica di quest'anno e l'altro, grazie anche a Kim. Nel momento in cui magari non ci sarà Kim e magari abbiamo qualche attacco di più, qualche buco che si crei più e quindi danno al tiro con maggiore quantità di occasioni di avversari, potrebbe anche Meret venire fuori qualche difetto che non ha manifestato fino ad ora, perché ha fatto bene, per carità, tutte le volte che è stato impegnato anche in maniera quasi singola per partita, perché poi ecco, il portiere che viene bersagliato durante i 90 minuti è chiaro che si allena parando, viene sempre esortato a stare attento. Il portiere che, come vedete, è stato chiamato in casa qualche rara occasione, ha fatto bene. Però secondo me, proprio per il discorso di parlare poco, per il discorso che non ha questa personalità anche nel file alte, perché ha una cassa toracica sicuramente molto ridotta rispetto al Magnan di turno, anche solo allo Scesi, e quindi è chiaro che non va nelle mischie, perché si fa spesso male della sua fragilità, quindi non è un portiere dei primissimi in Italia, e credo mi viene in Europa, e là si può migliorare, ci vuole qualcosa. Allora, mister, prima di chiudere, c'è questo amico che scrive, vabbè, Gifuni, mi dice un portiere prendibile che sia migliore di Meret, e dai, no, ma infatti, insomma, là poi lì in quel ruolo è migliorabile, però portieri, diciamo, liberi e acquistabili in questo momento è difficile. Allora, li prendono trovare tutti in Inghilterra, anche Vicario, sì, vai. Sì. È vero, quindi, insomma, è difficile. Allora, sento e leggo, scrive questo amico, che tutti vogliono un Gervinho e un Salà per il Napoli di Garcia, mi rivolgo a Specchia. Mi dite quale squadra da 30-40 metri di profondità al Napoli di oggi? Gino d'Aversa. Quindi non servirebbero un Gervinho e un Salà nel Napoli di oggi? Secondo me no, noi abbiamo la velocità di Lozano e quella di Calaschella, palla al piede, che possono anche, ecco, supplire a questa frenetica velocità dei romanisti citati. Gervinho su tutti, perché Gervinho sì, però non è la qualità, è un strappio a qualità. Ma come la Vezzi, dai, è un giocatore molto veloce. Sì, però insomma io credo che
non c'è rimpianti, con i nostri esterni non c'è rimpianti, a meno che non arrivi in Chiesa, che o Chiesa però diversa da quest'anno, come ha detto anche giustamente Pasquale, quest'anno si è vista l'ombra di Chiesa, Chiesa non certo bravo come lo credevamo essere, però appena sarà bene che può tornare ai suoi livelli. Pasquale, Tina, ci chiedono di Gollini. Ma guarda Gianluca, credo che il Napoli proverà a tenerlo senza pagare gli 8 milioni di riscatto, magari ne parla con l'Atalanta. Secondo me il portiere è valido, io terrei tutti e due l'anno prossimo come coppia di portieri, mi sembrano bravi, forti, quindi credo insomma che il Napoli proverà a tenerlo, magari non spendendo gli 8 milioni previsti al riscatto, magari nella scia di un'operazione con Coop Miners, che piace molto a Napoli. Non lo so Gianluca, Coop Miners è un grandissimo centrocampista, sì, chiaro che entri nell'ordine di idea di prendere un centrocampista del genere se va via Zielinski, perché è chiaro che Miners verrebbe insomma a Napoli a farsi trovare, cioè, quindi è chiaro che in una stagione lunga nessuno ha il posto garantito eccetera eccetera eccetera, però se prendi Coop Miners fino a fare il titolare insomma, quindi beh, certo. Sì, potrebbe essere un'idea di sicuro. Io credo che il centrocampo è uno dei reparti su cui il Napoli dovrà intervenire, e se va via Zielinski devi prendere anche un centrocampista forte come mezzala. Ovviamente Miners ha caratteristiche completamente diverse da Zielinski, però è un calciatore fisico che c'ha anche i gol, quindi potrebbe fare al caso del Napoli. Credo che costi tanto, cioè almeno 35-40 milioni di euro. Sì, ce lo diceva Luca Marchetti poc'anzi, e poi credo che bisogna capire anche con Demme e Ndombele cosa fare con le alternative. Ndombele è tornato a Tottenham, quindi Demme ha un altro anno di contratto, quindi penso che potrebbe andare via, e anche lì devi ragionare se prendere un vice Anguissa, un vice Lobotka. Vice Anguissa secondo me è fondamentale, anche perché c'è la Coppa d'Africa quest'anno e quindi lui per un mese mancherà, quindi devi avere secondo me un'alternativa forte al centrocampo e capire insomma poi se prendi anche un vice Lobotka, poi a quel punto dai Gaetano, perché non credo che Gaetano possa fare un'altra stagione come sesto, cioè per rimanere a Napoli se ci credi deve fare il quinto almeno, cioè quindi deve avere spazio nel giocare certe partite, altrimenti insomma credo che per la sua crescita sia meglio che vada a giocare. Grazie a Pasquale Tina, nostro inviato a Castelvolturno. Ciao Gianluca, ciao Paolo, ci sentiamo nelle prossime ore. Grazie a Paolo Specchia, con il quale insomma discuteremo anche dell'aspetto tattico di Garcia quando avremo qualche elemento in più, sia in rosa che sul campo. Grazie. Quando voi, buon pomeriggio. Grazie. Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Per me il profilo ideale sarebbe Amrabat come alternativa. Mica è un problema vendere Zielinski, un calciatore che in tanti anni con noi ha dimostrato poco, Francesco. No, ha dimostrato molto, ma con discontinuità, aggiungo io. Antonio da Cellule scrive: buongiorno, ma perché Coop Miners e Zielinski insieme non si può? Eh no, tra ingaggio e cartellino forse sarebbe troppo oneroso. Ci fermiamo, andiamo in pubblicità, tra poco parleremo tutto in una volta, succederà, accadrà tutto in una volta con tutti gli allenatori degli Napoli degli ultimi 20 anni. Pensate un po' a che siamo arrivati, a tra poco. In diretta Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli Sempre, Gigi Soriani in regia, Emanuela Castelli in redazione. Un messaggio vocale WhatsApp prima del prossimo ospite, eccolo. Buongiorno Gianluca, sono Luigi da Napoli. Salve Gianluca, Lucia. Napoli per esempio per rinforzare il centrocampo, no? Potrebbe andare su Frattesi, potrebbe andare su Marco Asensio del Real Madrid, che è anche svincolato, o altri giocatori della Croazia che ho visto nella finale Croazia-Spagna. Ci sta per esempio, vabbè, sono altri ruoli, quel Pino. Ci sta Jody Arba, vabbè, questi sono un pochettino Gavi, però per esempio Marco Asensio o Frattesi si potrebbe fare. Ma Frattesi è ambito anche a livello europeo da tutti, non è semplice. E poi per esempio io un giocatore d'esperienza come Lukaku lo prenderei avanti, mi devi credere, anche se ha sbagliato molti gol. Luigi, ma Lukaku adesso è seguito dal Milan, almeno notizia delle ultime ore. Ce n'è un altro di messaggio, eccolo qui. Gaetano semmai potrebbe fare il sesto, perché quest'anno Pasquadina ha sbagliato, ha fatto il settimo.
però fare il quinto Gaetano secondo me è troppo, il sesto ci potrebbe pure stare. Centrocampista intende il nostro amico. Brunello esilarante dice: se dovesse venire Chiesa a Napoli, Garcia lo rimetterebbe al centro del villaggio, perché come sapete è una frase celebre, Chiesa, la Chiesa l'abbiamo rimessa al centro del villaggio. Se dovesse arrivare Chiesa dalla Juventus questo accadrebbe, ma al momento non è un'idea del Napoli, eh. Poi Chiesa guadagna già 6 milioni di euro all'anno netti, quindi insomma un ingaggio al momento troppo elevato per le intenzioni del Napoli, non credo per le possibilità, per le intenzioni. Però adesso noi incontriamo tutti gli allenatori del Napoli degli ultimi 20 anni, più o meno, forse di più. È vero, Lino D'Angiò? Buon pomeriggio. Buongiorno, ciao Gianluca, buongiorno a te. Perché devo dire, seriamente devo dire che Lino D'Angiò è stato l'unico che è riuscito praticamente ad imitare, a clonare tutti gli allenatori del Napoli dal 95 a oggi, o più o meno tutti, da Bosco in poi, è così. Che ti devo dire, sì, capitavano diciamo allenatori che mi davano la possibilità di divertirmi e quindi li ho sempre fatti, un po' come anche con i sindaci, no? Certo, ma qual è l'allenatore che ti ha divertito di più? Ah, Sarri sicuramente. Sarri, decisamente Sarri. Più di Spalletti? No, sì, sicuramente, più perché Spalletti poi era più lento nel parlare, quindi poi... tecnicamente poi diventava secondo me meno divertente, mentre Sarri invece aveva comunque questa voce comunque continua e divertente, capito? Poi gli atteggiamenti di Sarri erano molto divertenti. Senti, tutti si chiedono, perché già cominciano a scriversi, ma Garcia lo hai già parato, diciamo, come clone? Allora, cioè, questa è una cosa che mi capita anche con i sindaci, no? Cioè, ogni volta che poi c'è un sindaco nuovo o anche un allenatore nuovo, si aspettano che io lo debba fare e mi viene una responsabilità enorme. È l'ansia, è l'ansia. Esatto, sì, c'è l'ansia da prestazione, perché poi in realtà io, a me piace fare l'imitazione non in sé per sé, devo trovare una chiave divertente, perché altrimenti, bene, capito, resta così, fine a se stessa. E allora devo trovare una chiave, diciamo che ci sto pensando, è arrivato da qualche giorno, ho visto la conferenza stampa, l'idea, diciamo che sicuramente non lo invidio, nessuno lo invidia, perché comunque deve sostituire Spalletti che ormai è diventato un mito, no? E quindi è una panchina veramente bollente. È una patata bollente, sì, effettivamente. E quindi, diciamo, no, se mi fai una domanda proviamo, va. No, ti potresti travestire da Chiesa, o Chiesa è il giocatore della Juve, o una Chiesa proprio, cioè diventi proprio una Chiesa, credo, e ti metti al centro del villaggio, che fai? Sì, l'ho sentito, ma non credo che Chiesa arrivi qui. No, io quello che mi aspetto è che secondo me Garcia, proprio per questo fatto che Spalletti è adorato ancora dal pubblico, ma credo anche dai giocatori, cioè vuoi che sai un macchille che poi chiaramente farà un tocco niente, cioè proprio si mette là e dice ditemi quello che devo fare, come faceva Spalletti a così farci, capito? Cioè me lo immagino così, in questa difficoltà, lo importante è la partita di giocare bene, però diamo conscio perché io non è che posso fare tutto adesso bello e buono. E penso che quando comincerà il ritiro io parlerò con i giocatori, forse mi taglio i capelli così loro da lontano vedono che tenga un melone e pensano che sto ancora Spalletti. Lo vedo in questo modo. Bravo. E allora credo che sia un ottimo inizio. Un ottimo inizio. Carolino, no, noi siamo sempre molto affezionati a te e ai tuoi personaggi. Permettimi anche di salutare il direttore che è in regia, Gigi Soriano. Ah, lo vuoi salutare? Vabbè, ma Soria ti ha salutato, Soria. Vuoi esprimere, diciamo, Soria ti ha salutato Lino D'Angiò, vuoi esprimere una cosa, vuoi ricambiare? Adesso come capisce, come lo saluto con una voce. Ciao Soriani, mi raccomando, c'è in gamba, dai, apri tutte le porte, dai Soriani. Lui capisce. Senti Lino, invece dal punto di vista artistico, prima di salutarci e dare la linea poi un'altra ora di grande calcio con Emanuela Castelli fino alle 14, quali sono i tuoi programmi estivi? Oggi è 22. Oggi c'è un bel po' di spettacoli, in particolare portiamo ancora adesso in giro in estate uno spettacolo che è andato molto bene in inverno
con Alan De Luca ed Amedeo Colella, che è lezioni di napoletanità. Abbiamo chiuso la stagione all'Agusteo, 3 giorni belli, e avremo un po' di tappe anche in estate. Saremo il 1° agosto per esempio all'Agora di San Sebastiano al Vesuvio, e poi a Castellabate di Santa Maria di Castellabate l'8 agosto. Un bel po' di date con questo spettacolo molto molto carino e divertente. Questo amico scrive: chiesa e vicario, e saremo protetti dall'alto. Ha ragione anche lui, questo amico. Lino, qual è la più grande lezione di napoletanità? Perché adesso sta per arrivare Emanuela Castelli, che è già qui, anzi la invito a venire accanto a me. Ciao Emanuela, anche se non hai le cuffie. Ciao, ciao. Tra poco ci terrai compagnia e terrai compagnia ai nostri ascoltatori. Buongiorno per un'altra a tutti, ora di grande calcio sino alle 14. Qual è la più grande lezione di napoletanità? Detta in poche parole. Ma in pochissime parole credo che la lezione di napoletanità è essere un napoletano per bene, difendere la città in tutti i sensi, non soltanto a chiacchiere, ma comportarsi da napoletano nobile. Ecco, questa per me è la lezione che dobbiamo imparare tutti. Allora, senza ansia di prestazione, da prestazione. Ma però... no, ma per carità, Gifuli, ma te l'ansia ce l'hai te, io sono tranquillo, capito? Senza ansia di prestazione, però diciamo che in 20 giorni, prima dell'inizio del ritiro, conto di risentire Lino D'Angiò con l'istrone di Garcia. Per prepararci per la Champions. Ciao Lino, a presto. Ciao, ciao, un abbraccio. Buon pomeriggio a Lino D'Angiò, grazie per essere con noi. Manuela, sei pronta? Prontissima. Altra ora di grande calcio con altre notizie di mercato, approfondimenti in questa marcia all'avvicinamento verso l'inizio della nuova stagione con Marte Sport Live. Grazie a Gigi Soriani e Mario Palligiani in regia, grazie a voi per la cortese attenzione. Tra poco Manuela Castelli e Marte Sport Live sino alle 14 da Gianluca Gifuni. È tutto, buon pomeriggio.